È l'atteggiamento con cui mettersi in preghiera il fulcro della catechesi che Papa Francesco ha tenuto nella biblioteca del Palazzo Apostolico. Il Santo Padre fa riferimento a Maria, quale esempio di disponibilità nell'ascolto. La Madonna non ha diretto in modo autonomo la propria vita, ma si è affidata nelle mani del Signore. Maria appartiene alla grande schiera di quelli umili di cuore che gli storici ufficiali non inseriscono nei loro libri, ma con quale Dio ha preparato la venuta del suo figlio. È l'umiltà, non la rabbia, a guidare la preghiera, anche nelle giornate problematiche, andando incontro alla realtà e sapendo che nell'amore umile si diventa strumenti della grazia di Dio. La preghiera, ha ricordato il Papa, sa ammansire l'inquietudine. Ma noi siamo inquieti, sempre vogliamo le cose prima che le chiediamo, e la vogliamo subito. La vita non è così. Questa inquietudine ci fa male e la preghiera sa ammansire l'inquietudine, sa trasformarla in disponibilità. Io sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi fa disponibile la volontà di Dio. Negli istanti dell'Annunciazione Maria ha saputo respingere la paura, anche se presagiva che il suo sì le avrebbe portato prove molto dure. Lei, ha spiegato Francesco, accompagna la vita della Chiesa. Pregando con la Chiesa nascente diventa madre della Chiesa e accompagna i discepoli nei primi passi con la sua preghiera che è silenziosa. Che bello se anche noi potremmo assomigliare un po' alla nostra madre, col cuore aperto alla parola di Dio, col cuore silenzioso, col cuore obbediente, col cuore che sa ricevere la parola di Dio e la lascia crescere come un seme nel bene della Chiesa.